Si chiama Kila, è una ragazzina, pensate, di soli 17 anni di età, che è arrivata in ospedale per colpa del collasso di tutti e due i suoi polmoni. Infatti ha svapato così tanto con la sigaretta elettronica che ha raggiunto circa 400 sigarette di tabacco a settimana. Il papà è letteralmente terrorizzato, l'ha assistita in maniera piuttosto attenta e ha cercato addirittura di salvarle la vita. E quindi perché pensava addirittura di perderla. Era vicina alla morte, a metà maggio, è stata portata con grandissima urgenza in ospedale, rischiato che il cuore si andasse a fermare, il responsabile sarebbe stato proprio la sigaretta elettronica, va bene? Kila si chiama Kila Blythe, il padre si chiama Mark Blythe e per l'appunto diciamo che ha fatto questa chiamata, i genitori del compagno di classe lo stavano informando. Il fatto che Kira è diventata bulla bulla, stata cianotica, azzardo a dire, non riusciva più a respirare. Giunti in ospedale, i medici quindi hanno visto che la vescica polmonare era scoppiata, creando il collasso degli organi. L'allarme è stato lanciato su Facebook, il padre stesso ha detto e fatto sapere a tutti che abusare di sigarette elettroniche forse può essere deleterio per la salute umana. Quindi svapate sì, ma fatelo con molta attenzione, perché a volte se abusate della sigaretta elettronica fa male, sia all'uso non all'abuso. Questa è la frase che mi sento di dire in maniera conclusiva. Iscrivetevi, mi raccomando, commentate, insomma, chi va. Blight sarebbe stata molto brutta. Ciao a tutti e una buona giornata a voi.